Allora, signora Elpidia, buonasera. Buonasera. Allora, signora Elpidia, stiamo insieme ad Antonella e Maria Teresa, siamo venuti ad omaggiarla. Le abbiamo portato anche un mazzo di fiori. È rimasta contenta? Contentissima sono rimasta perché da molte persone ho ricevuto i fiori Sì. e sono sempre graditi e pieni di affetto. Signor Pidia, mi stava raccontando di come ha cominciato a fare la sarta. Ho incominciato a fare la sarta perché mamma mia voleva che tutte le figlie, allora a quei tempi andavano tutte quante a giornata a prendere gli aranci, a prendere questo, a prendere quello. E mamma ci teneva tanto, non era fontana, Ah, ok. e diceva: i figli miei devono imparare l'arte. Ah, vede? Impara l'arte, mettila da parte, diceva. Infatti, io ho imparato a cucire così, ma questa è una cosa innata. Perché Certo. se non sei portata, è inutile che dici devi imparare, devi fare questo e quello. Tutte le cose che vengono. Vengono che già noi teniamo questa tendenza, se no è impossibile Certo. che io da 4 anni mi mettevo A a cavallo da cucire. costa, ma tu, ma sì, ce la faccio a cavallo da costa. Adesso ce n'ho 107 Estette. e non lo so, mi sento. Non di essere qualcuno, anzi mi vergogno Perché? perché vorrei che tutti potessero avere la gioia di quella che ho ricevuto io. Ecco, perché io amo tutti quanti, poveri e ricchi. Per me non esiste differenza di classe. Voglio bene a tutti, ho lavorato per tutti, ho aiutato molto la mia famiglia nel lavoro, notte e giorno. Lavoravo col seno in bocca ai figli, dall'altra parte cuciva la notte. Perché dovevo consegnare i lavori e allora non c'erano figurine, non c'era niente. E io lì dovevo concentrarmi per vedere come fare questi abiti. E piano piano ho lavorato fino adesso. A 12 anni avevo già le ragazze che cucivano per me. 12 anni. Perciò chi lo può? Adesso vedo che ho le nipote che sono intelligentissime tutte quante, però mai, non voglio dire, la mia scaltrezza. Ecco, questa me l'ha data il Signore. Se il Signore vi vuole aiutare a tutti quanti, pregatelo. Che lui vi sente. Signor Piglia, lei mi parlava di suora Alessandrina. Da Andavo dalle suore, piccola. c'avevamo un laboratorio meraviglioso, facevamo teatri, cucinavamo, pregavamo, ricamavamo, facevamo i vestitini, tutto facevamo dalle suore. E di lì poi, piano piano, sono andata alle superiori, alle scuole, fino alla sesta elementare. Ah, esisteva la sesta elementare, esisteva. Allora, Esisteva la sesta elementare. la sesta elementare, io l'ho fatta dal maestro Conte. 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 Ah, la strada di prenome incredibile. Sedia meravigliosa, signora Elpidia, sedia meravigliosa.
Pigli, insomma, Com'è? lei mi stava raccontando prima che chi capisce patisce. Chi Mannaggia, capisce patisce, mi stava dicendo prima. Che una sono persona che capisce. Alessandrino. No, lei mi diceva prima che chi capisce Ah, patisce. chi capisce, patisce, certamente, perché se uno diventerebbe ignorante, quello che ti fanno, tu non senti niente. Mentre se capisci e ti disprezzano e ti deridono e ti fanno delle cose che ti fanno male, tu soffri perché vorresti contraccambiare, ma ti mantieni. Ecco. Signor Pidia, lei è veramente meravigliosa, guardi. Signor Pidia, ma se le dico fondi, che cosa le viene in mente? Dico fondi, Fondi. che cosa le viene in Oh, mente? come prima di tutto, Elpidia, il nome, significa speranza, perché Vedi? deriva dal greco. Capito? Anche se vengono, ma perché hanno questo nome, Elpidia? Perché a mamma gli è piaciuta Elpidia. E Certo. infatti, l'altro ieri da Roma mi hanno telefonato che era Santo Elpidio, Ah, vedi? il 2 settembre. Allora, auguri di buon onomastico, anche se con ritardo. Grazie. Certi amici che io tengo a Roma mi hanno telefonato, dico: ma voi non state a Fondi? Dice: no, Elpidia, noi stiamo a Roma e ti abbiamo pensato, quando veniamo a Fondi Andiamo a tu trovarti, devi dai. venire con noi a mangiarti una pizza. Ah, vede. Signor Piglia, ma il suo rapporto con Fondi, com'è? Com'è stato il suo rapporto con Fondi? Con Con questo Fondi, no, con Fondi, con i con i fondani. fondani, il rapporto Con buono. Non ho i fondani. Il capito. rapporto con i fondani, com'è Lei stato? sarebbe voluto bene dei fondani, le hanno voluto bene i fondani, no? Sì. Per tanti anni, perché comunque ha fatto un sacco di vestiti a un sacco di spose. Ha chiuso pure il Sì, sì, negozio. sì. A tante avrò fatto un migliaio di vestiti, avrò fatto perché 100 anni Certo. lavoravo notte e giorno, quando anche le spose non vestivano di bianco, Ah no? no, celeste, rosa. Ah, ecco. Allora Ah, vede. pure ne ho fatto tantissimi. Sulle montagne le ho fatte, a Formia le ho fatti, a Latina le ho fatti, a Roma pure li ho fatti. Ho fatto tanto, uno più bello dell'altro, perché inventavo. Dicevo così: questo vuole un vestito bello, come glielo devo fare? Eppure le sartine che venivano a lavorare compravano la stoffa, io ci portavo stoffa, modelli, tutto, perché li creavo col mio cervello e ce li facevo fare. Loro erano tutte felici, pure quelli che facevano le sartine, nessuna invidia, perché io gli ho voluto bene, le volevo fare imparare. Non sono stata egoista e tutti ci sono venuti da me e hanno imparato. Manco bei capelli Signor Elpidia, preparati. Manco coi capelli no, preparati. ma sta benissimo, ma meglio di questo vuole stare. Signor Elpidia, Sì, vuole fare un saluto a tutti i fondani? Lo vuole fare un saluto? sì. Signore di Fondi, io sono Elpidia. Tanto conosciuta da tutti voi. Tra poco, forse, lascerò questo mondo. No, no, non ci pensate, non ci pensate. Ma voi non ci dovete pensare perché siete molto lucida. Tra poco vi lascerò a tutti e spero che il vostro ricordo
sarà fiorente nei vostri cuori, perché come mamma mi sono comportata abbastanza bene con i figli. Ho cercato di tenere la casa unita e volersi bene, perché la prima cosa nel mondo è amare i genitori, volerli bene e saperli sentire il senso della famiglia. Ecco, quindi vi auguro tutta la mia felicità, quella che i miei figli pure stanno facendo per me, che voi li La avrete riceviamo, dai vostri certo. figli e che anche voi vi comportate da mamme buone, da padri meglio e ricordate solo che la famiglia è bella unita, no convivere. Ecco, perché tutti soffriamo. Se uno non si capisce con l'altro, quanti mariti deve tenere? Tanto i primi giorni tutti buoni, tutti quelli che convivono. I Certo. primi giorni, passa il tempo, si stancano pure loro e si lasciano. Quindi a che vale? E sopportare. Se uno sopporta, allora c'è l'unione e c'è l'amore, perché senza la sopportazione non c'è niente. Signore Piglia, a nome mio e dell'altro amministratore Emiliana Iannone, le facciamo ovviamente tanti auguri, perché lei è ancora una donna molto bella, nonostante l'età, e poi Sì. ovviamente le facciamo tanti auguri tutti fondani, perché lei è Grazie. ancora una bella donna e molto lucida, soprattutto tanti fondani che sono lontani, ancora si ricordano di lei, che Certo. sono lontani, che addirittura si ricordano di quando ha fatto il vestito da sposa, quindi no? Sono i vestiti da sposa. Avevo dei bei ragazzi che venivano in chiesa alla dottrina, così un minuto perché Sì. mi sto a scordare. Non ci preoccupi. C'era un ragazzo che adesso sta in America e insultava sempre tutte le ragazze che venivano in chiesa. Allora io l'ho chiamato un giorno, ci dava le botte, ma era cattivo veramente. L'ho chiamato e ci ho detto: senti Enzo, tu perché fai tutte queste storie? Tu sei un ragazzo più bello di tutte quelle che ho io in chiesa. E mi hanno detto: fa venire Enzo in chiesa. Tu ci vuoi venire? Mi stai attenta ai bambini, io per correggerlo, capito? Per far sì che lui, beh, questo mi disse di sì. Da quel giorno in chiesa tutti i ragazzi in ordine, perché lui aggiustava i ragazzi, non ci neanava più, non ci faceva niente. E quando si è sposato, se n'è andato in America, mi disse: signora Elpidia, io la devo ringraziare perché lei è stata per me una vera mamma, mi ha guidato nel bene e non nel male. Dice: io la ringrazio tanto. È venuta dall'America e mi è venuta a trovare. Non voleva vedere nessuno lui, voleva vedere solo il Pidia. Vede tante volte, fare del bene è sempre bello. Fa bene e scorda, fa male e pensa. Perché chi fa male riceve male. Quando mai se No, sì, è un l'aspettano? bicchiere Il al limone Dio però, non paga Sì, solo il io lo so, sabato, sa che c'è la vesca, non è paga vero, tutti i no, giorni prego della adesso, vita. no, vamos.
Allora c'è la se no ci sta Signora Pia, tuo volete salutare padre. No, tutti i c'è la volete, un ultimo televisione saluto a tutti i vicino. fondani, un ultimo saluto, lo vuole fare a tutti i fondani? Sì. Allora, un saluto affettuoso Sì? a tutti i fondani, i miei amici e nemici. E io porterò di voi nel cuore tutto ciò che è di buono per le vostre famiglie. Che Dio vi accompagna e vi guida ogni passo che fate. Vi bacio e vi saluto a Signor tutti. Piglia, noi le vogliamo tanto bene. Grazie. È una cosa bellissima, grazie. Come? È Mi molto bello, è signor piaciuto Piglia. come hai fatto, grazie. Bello, Va bene. grazie, grazie.